Tiziana Rocca, da oltre 25 anni, è leader nell'organizzazione di eventi e pubbliche relazioni. Negli ultimi anni il suo impegno è riconosciuto all'estero anche grazie al Festival Film in Italy Los Angeles, di cui lei è il direttore generale. Il suo impegno nella promozione del cinema italiano all'estero rappresenta un orgoglio per tutti gli italiani residenti all'estero. Grazie. Grazie a voi, grazie veramente anche a Patrimonio Italiano. Dopo il ciclone Romina Arena, che io ho avuto l'onore di premiare al Filming Italy Los Angeles, perché, come diceva benissimo l'onorevole, da 10 anni realizzo questo festival Filming Italy Los Angeles proprio per creare un ponte e di promozione dei film, delle serie TV italiane all'estero e dei nostri talenti. Quindi quando ho conosciuto Romina è uno dei nostri talenti all'estero, ma veramente rispecchia l'italianità più pura e più vera. Ho avuto anche l'onore di riuscire attraverso il mio festival a far avere una stella Walk of Fame alla grande Gina Lollobrigida nel 2018. Durante il Covid sono riuscita ad averne un'altra per Giancarlo Giannini, che andremo a ritirare alla prossima edizione del Festival, dove spero Patrimonio Italiano sia presente a seguire, e quindi faremo la consegna a Giancarlo Giannini, quindi la nostra 16ª stella per l'Italia, perché dovete pensare che non è facile, chi è americano lo sa, le stelle sono 12 all'anno internazionali e noi per aggiudicarcene una 16 vuol dire che ci hanno lavorato anni e anni. Considerate, prima di Giannini c'è solo Marcello Mastroianni e Rodolfo Valentino, quindi c'è bisogno di portare i nostri attori, che sono bravi altrettanto come gli attori americani, lo dimostra Sofia Milos, che riesce a lavorare lì e sono molto più difficili, competitivi là, la professionalità è tutto, quindi lei, se riesce, vuol dire che è forte, perché l'America non ti regala niente, però è meritocratica, cioè dà la possibilità a tanti italiani bravi come Romina, come Sofia, di riuscire nella loro carriera. A volte in Italia sappiamo che i nostri bravissimi attori, anche Elena Bonelli, anche che è una cara amica da sempre, che comunque si batte anche lei sempre per la musica, per avere nuove idee, soprattutto anche per la musica romana. Quindi è molto importante, forse dovremmo fare un'unione, un pool di donne, perché comunque come me, per esempio, io sono l'unico direttore artistico di festival in America italiano. In Italia sono l'unico direttore artistico, ho stato 6 anni il Festival di Taormina, 5 anni il Festival Filming Italy Sardegna, adesso per fortuna hanno nominato Paola Malanga direttore Festival di Roma, ma siamo ancora poche, come in politica, anche nel cinema. Quando quest'anno ho fatto un panel in America, non so se Sofia c'era, per le produttrici insieme a Alice, 100 produttrici donne, e lo studio del World Economic Forum dice che per le donne ci vogliono 50 anni per raggiungere la parità. 50 anni, ho detto, sono troppi, ragazzi, dobbiamo velocizzare questo processo. Quindi per velocizzarlo ci vogliono donne che scelgano altre donne, perché altrimenti la catena viene spezzata, perché poi le donne che raggiungono delle posizioni più importanti non scelgono a volte le donne. Invece si può fare squadra, sinergia, ognuno col suo ruolo, senza competizione, perché penso che è molto importante. Io poi, diciamo, durante il Covid ho comunque organizzato il Festival Los Angeles online, quindi ho scoperto, non ho mollato, l'ho fatto online, e questo mi ha permesso di raggiungere tutti gli stati americani. Quindi adesso io ho creato una piattaforma che si vede in tutti gli stati, che permette quindi di vedere cinema italiano, serie TV, docufilm, corti, film restaurati. Quest'anno abbiamo avuto 351.000 viewers, 95.000 ore di film visti, di prodotto italiano. Mi scrivono da tutti gli stati persone che vivono lì anche da 40 anni, che c'è nostalgia, persone americane che dicono non conoscevamo questi artisti, per esempio anche le nostre commedie, perché comunque nessuno porta le commedie. Io cerco di fare un festival nazional popolare dove c'è dalla comedy al dramma, a problematiche sociali, sullo sport, cioè veramente cerchiamo di abbracciare un pubblico vasto. Perché vogliamo che sia, cioè non siamo con la puzza, un festival con la puzza sotto al naso che, diciamo, va in un'unica direzione. Questo penso ci premia, perché ognuno può trovare il prodotto. I giovani, facciamo tantissime serie TV per i giovanissimi che ci fanno delle richieste. Purtroppo lì piace molto Gomorra, piacciono molto Suburra, questi,
questi film sul Soprano ci ha probabilmente copiato quello che in Italia, e noi dobbiamo esportare invece noi, il meglio del Made in Italy, perché comunque noi siamo migliori nel cibo, migliori nella moda, migliori in tantissime cose. Poi siamo veramente l'Italia, io penso, ormai vivendo lì, sto 2 mesi quando faccio il festival, quindi ormai da 10 anni anch'io sono un po', diciamo, radicata in America. Noi abbiamo una cosa che loro non hanno, l'umanità, che noi riusciamo a mettere in tutto quello che facciamo, il cuore. In America dobbiamo insegnarglielo, perché invece loro sono un po' più cinici, un po' più aridelli e un po' più freddi. Noi tutto questo, io sono come sono, Romina è com'è, quindi li travolgiamo, diciamo che c'è questa, no, c'è questa vulcano, e non dobbiamo rinunciarci, dobbiamo essere come siamo e portare anzi questo, perché è il bello dell'Italia, lì, per cercare anzi di avvicinarli alla nostra cultura più possibile. E quindi devo dire che infatti gli americani che poi porto in Italia, adesso ho appena finito il festival di Sardegna, ce ne avevo tantissimi, loro adorano l'Italia, come li trattiamo noi, come siamo accoglienti, come stanno in Italia il cibo italiano che sa di qualcosa. Purtroppo in America il cibo è molto GM, quindi noi dobbiamo proteggere molto il nostro Made in Italy, e grazie al patrimonio italiano che, devo dire, fa una informazione costante, e quindi svolgete un ruolo nell'informazione importantissimo, perché comunque dobbiamo essere tutti uniti proprio per valorizzare sempre di più in tutti i vari settori il nostro Made in Italy. Grazie. Grazie.